Bella a tutti, ragazzi, benvenuti in un'altra puntata su Balls. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati praticamente con le serie di morti a seguito dell'espansione delle radiazioni da parte di, appunto, del reattore nucleare. Quindi, come prima cosa, io direi di andarci appunto a rifarci l'hazmat. Quindi ci servirà della pelle e della wool, ecco qua. Quindi andiamo appunto dobbiamo rifare i capi. Non mi ricordo mai come si fanno. Così, una cosa del genere. No, vabbè, andiamo se li a poco fa. Azmat. Allora. Qua il leather, ok. Così. 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 Perfetto. La tutina. Ok. Questo praticamente, ragazzi, in questa puntata vorrei cercare di in qualche modo di isolare l'espansione di radiazioni da parte della fissione nucleare. Perché in quanto rischiando di morire, appunto dovrei appunto rifarmi ogni volta l'hazmat, sarebbe veramente un dito in culo. Per evitare tutto ciò vorrei cercare appunto di isolare in qualche modo con qualche tipologia di blocco. Le varie radiazioni che possono essere trasmesse dalla fissione nucleare, insomma. E se avete qualche consiglio, scrivetelo nei commenti perché io per ora non ho la più pallida idea. Quindi andiamo a farlo. Come cazzo era? Ah, ok, sì, ce l'ho fatta. E qua, perfetto. Ok. Ok, mettiamone un altro paio qua. Ora mettiamo le scarpette. Perfetto. La maglia, cazzo, la maglia. Ottimo. I pantaloncini e stiamo a posto. Perfetto. Andiamoci il control circuito. Perfetto, quindi ora siamo armati di hazmat. Perfetto, non so se siamo carini. Quindi io direi appunto di andare, anche se è notte, a ricaricare le tablet. Una però ce l'ho già carica. Vaffanculo. Ok, andiamo a ricaricare la nostra. No, scarica. No! Scarica di tutta. Ok, tu invece devi. Che cazzo è entrato? Porca troia, come hai fatto a entrare? Bastardo. Come cazzo ha fatto a entrare? Ma dove cazzo entrano? Boh, forse entrarono là sopra, non lo so. Comunque, andiamo a vedere, abbiamo già 2 megajoule e mezzo qua. 2 megajoule e mezzo quasi, perfetto. Quindi io intanto andrei a ricaricare. Perché qua ovviamente non funziona più un cazzo. Ho fatto un ritorno con rame, però secondo me non. Infatti no, non funziona. Perché quella, praticamente l'idrogeno non carica. Sto bastardo, ma perché comunque non gli arriva l'acqua, secondo me è la pompa che ha dato fuori di matto, ha dato di matto. Ora andiamo un po' a vedere la pompa prima di andare a ricaricare. Oh, ciao! E di andare a ricaricare le nostre tablet dalla fissione nucleare. Andiamo a vedere. Vediamo la pompa. E qua, daccela. No. Dobbiamo mettere un pezzo di legno. Ok, vediamo se così funziona. Ok, così è attaccata. Però non pompa manco per il cazzo. Ma perché non pompi, stupida pompa? Qua l'acqua c'è però. Qua l'acqua c'è. Non ho preso neanche un kilobyte, un kilojoule di energia, non capisco perché. Sta stupida pompa di merda. Dovrebbe continuare a pompare, perché comunque qua un po' d'acqua manca. Però anche l'Electrolytic Separator a quanto pare non funziona. Che bel dito in culo. Facciamo così. Dove è il nostro secchio? Ok, proviamo così, però boh, non credo che cambierà qualcosa. Dammelo. No, è pieno però. Qua si è fatto pure dislivello, che palle. Ok.
qua non carica un cazzo, non funziona il distribuidore, porca troia. Che palle. Allora, vediamo un po' come possiamo. Boh, proviamo a toglierlo, a rimetterci, però dubito, queste cose non funzionano mai. Però boh, tanto per scaramanzia. Dunque deve stare su ossigeno. Ma non gli arriva proprio l'acqua, perché la pompa non pompa, mortacci tua, perché non pompi? Senti, sfilacciamo, cambiamo tutto qua. Porca troia! Mo perché ha iniziato ad erogare energia? Mo eroga energia. Però non a noi. Ah, io ho levato, ho praticamente levato da qua. Ha iniziato a pompare, ma pompare per chi? Non per noi, ovviamente. No, di certo no. Che palle, quindi intanto di rilevare qua. Pure qua. Qua continua a uscire, probabilmente sta pompando qua. No, aspetta, meglio vederlo qua. Mi sta laggando, non so perché. Cazzo, forse tu. Tu funzionerai? Ok. No, non funziona un cazzo, non è perché succhia energia, porca troia. Ma che cazzo lo sto dando? Forse solo la centrifuga. Lenta in culo. Però sta sprecando energia. Vabbè, se io ti stacco. Sì, se la stacco, allora sì, era una centrifuga di merda. Quindi, ok. Sì, 607. Quindi direi, io rifaccio tutto il collegamento per bene. Allora, perché voglio appunto vedere un po' cosa cazzo è successo qua. Perché se non funziona l'idrogen generator sono nella merda. Quindi andiamo a vedere un po'. Io dovrei collegare la pompa alla battery box. Ok. Quindi facciamogli fare il giro lurgo. Che dovrebbe uscire da qua. Però là si collega, quindi facciamola qua, perfetto. Porca troia. Ah, è vero, perché ho startato. Ormai esciti fili da rame che odio. Quindi attacchiamola qua, non mi bastano i fili. Ok, ma dovrebbe pompare la pompa. Cioè, vediamo intanto se eroga energia. Sì, la sta erogando. No, però la centrifuga è attaccata. Che dito in culo, leviamo la centrifuga. Che palle! Ok, leviamo la centrifuga. Colleghiamo, vediamo un po' se sta scaricando. Sì, oh, mo la pompa funziona. Sto pure a piasca, ossa, ti è boom. Troppo moro. Ah, che odio. Quindi mo la pompa dovrebbe pompare. Andiamo a vedere. Oh, mo pompa. Quindi mo tu dovresti funzionare. Oh, finalmente. Già iniziamo a ragionare. Quindi attacchiamo i fili di rame, quindi così. No, tu non servi, sei inutile. Ok, quindi mo dovresti funzionare. Oh, l'energia gli arriva. Perché gli arriva così? Già è finita, guarda. Porca puttana. Ah, però aspetta. Ah no, è tutto scarico pure le tablet. Che palle, corriamo a caricare le tablet. Quanto cazzo consuma? Energia infinita, un par di cazzi, mi sa. Quindi ricarichiamola. Almeno una, 5, un paio di joule io ne metto. No, vabbè, giusto uno io ne posso mettere. Dai, dai, dammela. Perfetto. E ok, quindi torniamo indietro. Andiamo ad alimentare la battery box. Quindi quello funziona. Prima mi ha dato la scossa. Ok. Ora dovrebbe pompare. Perfetto. Output idrogen, a te arriva l'idrogen. Crea energia, ma sta sempre a 8 di idrogeno, perché? Perché stai sempre a 8 di idrogeno? Ah, ecco, sta salendo l'idrogeno, perfetto. Ora sta funzionando, però probabilmente tra un po' è già consumato meno dell'energia, quindi così gli arriva. Dovrebbe uscire solo da qua. Però a sto punto io direi di fare un'altra battery box. Però no, non voglio farne un'altra, voglio fare lo stesso collegamento per fare il ritorno. Quindi vediamo un po' come possiamo fare il ritorno qua. Allora,
Scusate ragazzi, per questa puntata sarà molto laggosa, non so perché, però sto laggando, quindi il collegamento è qua. Devo uscire da qua. Ok. Kamatoska, ma così moro. Che palle, devo isolarli questi cazzo di fili. Non so proprio così. Tu funzioni, manco per cazzo. Funzioni. Vabbè, tanto me li faccio da solo, stronzo. Non mi va neanche di alimentarti. Quindi, facciamo così. Prendiamoli un po', va bene, bastano. Mi sa che non riusciremo a craftarne molti. Vediamo un po'. 8, forse ci bastano 8. Quindi andiamo a vedere un po'. Allora, l'energia gli arriva e probabilmente già sarà finita. Ok. Perfetto, qui è finita la pompa un po' più, l'energia finisce, tu hai accumulato un bel po' di idrogeno e va bene. Quindi tu dovresti uscire da qua. Non voglio farti toccare l'altro filo. Vai qua, vai qua, qua, ok. E dovresti arrivare sul trasformatore. Quindi aspetta, però se lo faccio arrivare qua. Così proprio. Ok, quindi vediamo questo attacco. Perfetto, anche questo. Dammeli. Ok, perfetto. Dobbiamo tagliare anche questo. Tecnicamente così dovrebbe funzionare perché a te l'energia ti arriva, brutto pezzo di merda. Ok, ti arriva. Tu pompa funzioni? Perfetto, la pompa funziona. L'idrogeno arriva, l'energia c'è. Lui rimane stabile ed è una cosa fantastica. E quindi funziona. Yay! Ok, così dovrebbe funzionare. Perfetto. Ah, però ancora non è collegato un cazzo. Giustamente così è autosufficiente e crea energia infinita più o meno. Però sicuramente appena ci attacco qualcosa. No, per un cazzo, già sta finendo l'energia. Devi produrre più energia, cazzo. Quanta ne produci, stronzo? Secondo me ne serve un altro di idrogeno generator. Devo farlo un po' più grosso, sennò non sarà mai autosufficiente. Vabbè, però intanto. Ok, intanto diciamo che quello può funzionare. Andiamo a caricare le nostre tablet, visto che giorno e mob non ci sono. E poi potremo iniziare quando avremo un bel po' di energia. Anche se voglio inventare, tra virgolette, inventare, voglio creare un sistema più facile, perché se no ogni volta devo arrivo qua e carica tutto praticamente. Ah, non funziona. Perfetto, già non funziona più questo. Perché è finito il carbo, cioè sì, vabbè, il coso della fissione, il fossil rod è finito. Però noi intanto ci inculiamo questa energia. Questa ce la inculiamo tutta, circa 1 kJ, 1 MJ. Giusto una tablet, ci crediamo. Tecnicamente, no, quindi dobbiamo aumentare per forza l'hydrogen generator. Che palle. Quindi direi di fare, no, però uno secondo me va bene, anche se carica poco. Eh no, 2 ne do fa perché. Anche se. Sì, è vero, perché praticamente. Anche se incanala tanto idrogeno, non riesce ad erogare abbastanza energia. Quindi direi di farne un altro. Andiamo subito a vedere come si fa. Ok, ci serve l'osmium. Ok, e poi ci serve l'electrolytic core. Ah, che palle. Col Gold Dust e l'Osmium Dust. Vediamo un po' se ce l'ho qualcosa. Di Dust non c'ho un cazzo. Ah, sì, ho Gold Dust. Basta. Ah, no, aspetta. Team Dust non ci faccio un cazzo. Osmium Dust, andiamo di quanto perché ce l'ho così tanto. Ok, e ci serviva anche di Dust. L'Osmium, il Gold e l'Iron. L'Iron non ce l'avrò mai. Sicuramente non avrò l'Iron. Tin. Osmium, Dirty Tin cosa? Dust. Non c'ho l'iron, perfetto, quindi l'iron non lo devo fare. E non mi ricordo come si smette nell'enrichment chamber sicuramente. Sì. Dal blocco, quindi mi serve l'iron, mi serve. Dammi un po' di iron. Mamma mia, ne ho pochissimo. Dove sei, chamber? Eccoti qua. Oddio, forse ce la faccio, eh. Perché me ne serve solo uno. Forse ce la faccio velo velo.
con l'energia rimasta. Dai, dai, che ce la faccio. Dai, grazie, fratello. Ottimo, pure due. Mamma mia, ottimo. Quindi direi di andare a farlo. A fare le piccore. Ah no, mi serve la redstone e l'iron. Altro iron, cazzo. E altra redstone soprattutto. Intanto leviamo qua sta roba, che palle. Redstone e iron ce l'abbiamo. Quindi andiamo a fare l'enrichment alloy. E ne servono 4, mi pare. Sì. In questo modo dovrei riuscire a sovralimentare l'impianto a idrogeno, in modo da riuscire appunto ad avere un ricavo maggiore. Cioè, almeno credo. Voglio provarci. Però non sono sicuro. Anche perché se riesco ad avere un ricavo maggiore di quanta energia spreco, sarebbe a dire che superiamo tutti i principi fisici della scienza. Perché non trasformiamo più l'energia ma la creiamo. Però appunto dubito di questa cosa, a meno che Bozze non sia buggato. Quindi andiamo a fare questo. Iron Dust andiamo qua. L'Osmium Dust è qua. E tutti. Ah, cazzo, 5 ne do fa, che palle. Che palle. 1, 2, 3, 4, niente. Sto laggando a bestia, non capisco perché probabilmente il processore sarà per implodere. Però non lo so, vabbè. Andiamo a vedere un'altra volta, quindi osmium qua e qua, e il gold e l'iron, e dai un po' questi 5. Perfetto, fatto. Ora ci serve l'osmium ingot e steel of block. Osmium ingot ce l'ho, e lo steel ce l'ho. Da qualche parte dovrei avercelo. Perfetto, quindi facciamo due steel of block. Tan 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 tan. No, steel of block, cazzo. Che palle. Ok. Ah, solo uno l'ha fatto. Perfetto, poi che ci serviva ancora? Altri due, che palle. Facciamone altri due. Ok, quindi andiamo a posizionare lo steel of block. Where is? Eccoli. 1 e 2. L'electrolytic core. I due rich qua. I rich d'alloy. E poi lo osmium ingot. Oh, dai, perfetto, bellissimo. Ora andiamo a fare la nostra piccola prova. Facciamo la piccola prova. Non voglio laggare. Ok, quindi stacchiamo tutto. Perfetto, anche tu staccati. Infatti è scarica. No, così non può, ma no. Però dovrebbe starci praticamente attaccato. Però, aspetta, io volevo fare la prova se ci posso mettere le pipe. Andiamo un po' a vedere se ho delle pipe, delle water pipe. Dovrei avercele da qualche parte. No, mi sa che l'ho perse. Ho giusto generic pipe, visto che è manipulator. Prendiamo il generic pipe e si facevano chi lapislazzuli, se non mi sbaglio. Devo prendere un poco di lapislazzuli. E facciamo ste water pipe dal cazzo. Qua. Ora is generic pipe qua. Oddio, non mi ricordo. Che palle. Al culo. Water pipe. Ah, è vero, è vero. Quindi, i lapislazzi li mettiamo qua. Perfetto. Ah, direi che 12 bastano. E water pipe li mettiamo qua. Perfetto, andiamo. Andiamo a fare questa piccola prova. Mi serve il puzzle però, per favore. Ok, andiamo a fare questa piccola prova. Quindi, eliminiamo l'altro. Ah, giustamente, che butto, che butto, cosa pazzi buttare? Ah, sta torcia inutile. Quindi, leviamo qua il collegamento elettrico e andiamo a fare così. No, no, sto di una cazzata. Perché esce idrogeno. E idrogeno secondo me non viene. Secondo me non viene alimentato così. No, infatti no. Cazzo, non ho più la branch. No, però è così, no, questa qua. No, infatti non si collega, no.
l'idrogeno non passa attraverso le water pipe. Forse, che altri tipi di pipe abbiamo? Green pipe, lava pipe, oil, water purple, queste sono colorate. Fuel pipe, light blue pipe, milk pipe, milk. Ci può prendere quel genere di pipe, però ne dubito fortemente. Proviamo un po', però non credo proprio che funzioni così. No, fatto assolutamente no. Le pipe non ci sono di aiuto. Quindi, cazzo, ho perso pure cose. Ok. Quindi, andiamo a rimettere il nostro Electrolytic Separator. E allora ne devo fare un altro. No, non me di, non me di. Come cazzo lo posso attaccare, porca troia? No. Aspetta. Aspetta, gli arriva l'energia. Come cazzo è possibile? Forse è collegato. Succoso, vediamo un po'. Ok, funge. Pompi. Pompa stronza. L'acqua. L'acqua non sale, che palle. E dai, pompa, stupida pompa. Perché non pompi? Perché mi devi dare sempre questi problemi? Ah, giustamente non pompa perché non c'è energia. Diamogliela. Ora dovresti pompare, piccola. Sì, taglia, perfetto. E no, devi bruciare l'ossigeno. No, cazzo, l'ossigeno devi bruciare, certo. E deve uscire idrogeno. Ok, sta andando a benone. Questo ovviamente non gli arriva l'idrogeno, manco per il cazzo. Però come posso collegarlo? Con che cazzo di modo può uscire? Che palle. Devo trovare un modo, ragazzi, se sapete, ovviamente voglio collegare ad un solo electrolytic separator più hydrogen generator. Però non so assolutamente come fare, perché sono abituato ad attaccarlo così praticamente. E così va. Però se io ne voglio attaccare un altro, come cazzo posso fare per fargli arrivare l'idrogeno? Oh mio Dio. Si carica. Sì, più o meno si carica. Questo non si carica più. Questo si carica a malapena. Sì, ah, sta bruciando. Ah, si autocarica, che vuol dire? Questo non carica più. L'energia è finita, eh? Te pareva? Allora, a questo punto andiamo a fare il collegamento così, proviamo. Doppio. No. Così. Oh, mortacci tua. Così. Vediamo un po', mo dovrebbe fa. Vediamo un po' se gli arriva. Bam. 280, 290, 300. Mazza, gliene arriva, eh. 1500 e poi cala. Questo rimane stabile, bellissimo. Non mi dite che funziona così. Sarebbe magnifico. Senti, io te levo. Punto, visto che ci stanno, sarebbe fantastico se si autoalimenta così. Con due hydrogen generator dovrei farcela. Ok, stanno praticamente buttando tutto quello che hanno. E sono già arrivato a quasi 600 e non cala, continua ad aumentare. Bellissimo, perfetto. A questo punto ci riattacco la centrifuga. Ottimo, che dovrebbe fungere. Quindi è magnifico. Allora a questo punto io ci collego tutto. Così. Ok, ma dovrebbe essere tutto collegato. E giustamente se è tutto collegato, cioè non è per un... A parte che è per un cazzo è tutto collegato. Perché questa non, fun no, non funziona nulla. Sta funzionando solamente la centrifuga. Però solo a mortaccio. La centrifuga chiede tantissimo. Ma pure lenta in culo. Infatti già mi sta per finire. Ti stacco immediatamente. E così aumenta. Ok. Quindi per ora il problema, ragazzi, è risolto. E penso che nella prossima puntata cercherò in qualche modo di aumentare la potenza. In modo da riuscire ad alimentare anche questi macchinari. Senza però perdere energia. Perché in questo modo, praticamente il riflusso di energia è infinito. Perché praticamente tutto l'impianto qua si alimenta da solo e riesce a produrre più energia. Quindi abbiamo sconfitto appunto le leggi della fisica.
E in più, appunto, dovremo riuscire a caricare anche questi altri macchinari senza che la battery box si scarichi del tutto. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda questa puntata, direi che è tutto e vi rimando alla prossima. Bella!